Ecco il terzo video, stamattina è un po' pesante stamattina. Nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, non è neanche le quattro ancora. Allora, oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, un bellissimo titolo, che praticamente questo titolo fu dato alla Madonna dopo la terza cessione con Giovanni II, con Giovanni II, questo grande nome della Chiesa, e siamo nel 1963. 64, fine della terza cessione, e sotto Papa Paolo VI, che è appena eletto Papa, è morto già nel 3°, e dichiarò Maria Madre della Chiesa. E perché? Perché lei praticamente è la nostra madre, cioè la madre di Dio, anche madre della Chiesa, perché lei è presente alla Pentecoste con gli Apostoli, quando c'è lo Spirito Santo e nasce la Chiesa, come conosciamo adesso, perché è sempre lo Spirito Santo. E nell'anno della riconciliazione, anno santo, 1975, fu proposto proprio una messa votiva, cioè vuol dire una messa, devo dire una messa, senza memoria, senza data, messa votiva, no? Quando voleva poteva questa messa in un'occasione particolare, un luogo per cui qualcuno voleva, no? Ma Francesco, giustamente, cosa fa? Nel 2018 porta memoria e dopo Pentecoste, perché Pentecoste nasce la Chiesa, Maria è presente e lei è madre della Chiesa, è sempre giusto, ma fa memoria, ma prima si chiama memoria, vuol dire che tutta la Chiesa ci serve oggi questa memoria, tutta la Chiesa è obbligatoria praticamente, è facoltativa, è memoria. E sono dopo Pentecoste, no? Maria che è proprio questo fatto qui, no? Maria che noi conosciamo come madre, no? Esempio, si parla della madre di Gesù, no? In Giovanni 19, è proprio Maria madre di Gesù. Il testo di madre, la maternità, è molto importante nella Bibbia, no? Tanto che alla fine Gesù la dà come madre ai suoi, le persone di Giovanni, no? Io me ne vado, ma questa è vostra madre, no? E proprio penso che Maria, penso che la sua figura per Gesù è stato molto importante, no? Perché la nascita, la madre, l'ha cresciuto in Egitto, nozze di Cana, cui dice fa il vino, alla passione per le cose. Penso la Madonna, penso la croce, la pietà di Michelangelo, no? Penso che sia proprio la scultura più sconvolgente, ma più significativa di un amore di madre per suo figlio, no? Io penso sia questo. Poi il film di Passion di Mel Gibson, dove il figlio Gesù va andando sul Calvario, no? La madre lo segue a distanza e lo guarda. E prende la forza da lei. Io penso che queste scene sia la struttura della pietà di Michelangelo che in San Pietro, perché San Pietro è Vaticano, e questo di Pesce, di Gibson, a fine con Maria e con Gesù. Io penso sono scene indimenticabili che hanno reso molto bene Maria, la sua maternità, no? E la sua fede, perché vedere un figlio così non è facile, no? Poi la Chiesa è donna, c'è poco da fare, cioè togli donne della Chiesa, cristiane, chi aiuta la Chiesa, no? Vuol dire la Chiesa, cioè la Chiesa è materna, cioè basta anche le figure bibliche, no? L'Antico Testamento, no? Cioè basta pensare a Sara, a Ruth, Esther, Noemi, Rebecca, Deborah, cioè figure regina Esther, figure che nella Bibbia sono state fondamentali per il popolo di Israele, anche per la continuità della fede, il popolo di Israele, anche proprio perché noi, da lì noi veniamo, no? Io penso a Giovanni Paolo, c'è Papa Francesco, quando dice sempre i padri, dicono i padri della Chiesa, no? Che spesso sarebbe San Bernardo, diceva, dicono che Maria è madre, la Chiesa è madre, la tua anima è madre. C'è il femminile nella Chiesa che è maternale. Bene, la Chiesa è femminile perché Chiesa è sposa, è femminile ed è madre. Dalla luce, dà la luce. La maternità di Maria è una cosa grande. Dio infatti ha voluto nascere da donna per insegnarci questa strada. Di più, Dio si è innamorato del suo popolo come uno sposo con la sua sposa. Questo è l'Antico Testamento ed è un mistero grande. Io penso che è molto molto bello questo, no?
Oggi proprio chiediamo a Maria, proprio siamo in tempo ordinario, proprio di accompagnarci in tempo ordinario. E questo arriva all'ultimo aspetto, arriva il quarto video, 5 oggi, mamma mia.